Ma posso parlare? Io ascolto con No, grande no, no, rispetto e prego. ascolto con molta attenzione. Lei ha detto poco fa che le persone irregolari che girano nelle nostre città devono essere fermate, identificate e iscritte all'anagrafe. Si chiama sanatoria questo. Questo si chiama regolarizzare le persone. Quindi delle persone irregolari che non hanno No, titolo non per è così, rimanere mi in Italia spiace. vengono Non, no, mi regolarizzate. sta No, dicendo. l'ha detto lei, Ma non è l'ha detto così, lei lei sa un benissimo che non secondo è fa. così Se l'iscrizione vuole, all'anagrafe. Il beh, termine lei ha corretto detto potrebbe essere esattamente vengono questo. Lei ha censite. detto Vengono esattamente censite, ma questo. andiamo su, sappiamo tutti che Vengono l'iscrizione regolarizzate, all'anagrafe. no, ha Ma detto direttore, vengono se l'iscrizione identificate e iscritte all'anagrafe, si chiama sanatoria e se regolarizzazione una dei persona. clandestini. In questo modo scompaiono i clandestini. Direttore. Mi No, perdoni, no, mi onorevole, scusi, mi va bene, faccia le dico dopo. finire, Sì, sia sì, gentile. Io sì, 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 sì. ascolto Mi scusi, sì. tutto, non ho detto nulla. Dopodiché sappiamo benissimo come questi accordi che sono stati annunciati con la Germania e con altri paesi sono stati gestiti. Basta prendere i casi passati, quando appunto la Germania si sceglieva quegli immigrati. Dagli annunci fatti dal governo era difficile poi passare alla messa in pratica del trasferimento dei clandestini. Tanto è vero che molti di quelli annunciati sono rimasti in Italia. Si aggiunge una situazione quindi di confusione totale, perché queste persone non vengono smistate e questo è il vero grande problema. Quindi avremo di fatto una legge che consentirà di far arrivare altre persone e lei sa benissimo che i 5 Stelle non hanno nessuna intenzione di cambiare questa legge. Primo perché l'hanno sottoscritta, l'hanno firmata e l'hanno votata e secondo perché il Presidente del Consiglio in effetti con quel cartello non soltanto ci ha messo la firma, ci ha messo la faccia e ci ha messo tutto. Sarebbe una capriola che difficilmente gli italiani capirebbero. Ma guardi, abbiamo scritto, io ero presente, ero uno di quelli che ha steso il programma di governo in agosto con i 5 Stelle e questo per dire che non è vero che non sono disponibili a riscrivere una nuova legge sull'immigrazione, perché nel programma di governo c'è scritto esattamente che riscriveremo una nuova legge sull'immigrazione che superi l'attuale impostazione. Quindi, Però adesso, sui rilievi del però sui decreti Quirinale, sicurezza Delrio, invece è lo vero che vedremo. avevamo scritto in quella fase, appunto, questo sì, sui decreti sicurezza, ma i decreti sicurezza sono marginalissimi rispetto al problema immigrazione. Su questo bisogna che ce ne rendiamo conto, Ma è perché vero che sono la una parte del problema. distribuzione con gli altri stati europei alla fine non funziona, No, come no, non è diceva affatto Pietro? vero. No, i dati e i meccanismi che sono stati messi a punto dai ministri europei invece funzionano. E questo, ripeto, è un grande passo avanti rispetto a quello che c'era prima. Loro Quando vantaggio. le navi in mezzo al mare, mentre peraltro arrivavano centinaia di persone con barchini e gommoni in altra maniera, diciamo, però quelle centinaia di persone in mezzo al mare, poche centinaia, erano uno strumento di propaganda politica. Oggi quelle persone vengono immediatamente ricollocate. Vabbè, dobbiamo rivederci Sì, con volentieri. questa compagine per fare le dovute verifiche. Intanto lei quindi è fiducioso entro quando riuscirete a modificare questi decreti di sicurezza? Quanto ci vorrà? Io spero che non ci vogliano più di 2 o 3 settimane adesso per 2 o 3 settimane. una Quindi proposta lungo seria. ancora, io pensavo 2 o 3 giorni, invece 2 o 3 settimane. Beh, Va bene, e ma stanno esaminando coi tavoli come diceva diversi argomenti. Flaiano, posso Allora, no, dirti ma solo un Zanini, definitivo ci sono forse? tanti argomenti Questa sul sembra tavolo la di strategia verifica di del governo. governo. Ecco, lo Lo so, so, ma ci non sono se ne tanti sblocca uno. argomenti. Ma non se ne Ce sblocca uno, però. ne sono anche di molto rilevanti, diciamo. Allora, veniamo.